Ciao ragazzi. Allora, forse lo sapevate, ma questa settimana è stato il compleanno di Leo. Ma è finito proprio male. Gli è venuta la febbre. Dovevamo fare la festa e non abbiamo fatto più niente. Avevamo invitato tutti i suoi amici. Avevamo prenotato la sala, il buffet, la torta, tutto. E purtroppo si è ammalato. E non abbiamo fatto più niente. Ma questo è stato il meno peggio. Il problema... Ciao Mauro. Il problema, come vi dicevo, è che ha dovuto prendere l'antibiotico. E Leonardo non sa ingoiare le pillole. E per prendere l'antibiotico è stata un'impresa. Guardate la faccia di sua madre. Ciao ragazzi. Abbiamo un piccolo problema. C'è Leo qui che è malato. E stiamo cercando di fargli prendere la medicina, l'antibiotico. Le persone qui non mi hanno comprato lo yogurt perché mi vogliono provare a far ingoiare la pillola, ma non sono capace io. Ecco, non è capace di ingoiare le pillole, però lui l'antibiotico lo vorrebbe nello yogurt, ma noi lo yogurt non ce l'abbiamo. E siccome sono le quasi mezzanotte e siamo appena tornati dalla guardia medica, perché ha tutta la gola un fuoco, pus, placche, tutta una roba alla gola allucinante, si deve prendere l'antibiotico. Ma siccome a mezzanotte i negozi sono chiusi, dove lo prendo io lo yogurt? Da sciogliergli l'antibiotico? Chi è che mi viene ad aiutare? Guardate la faccia di papà. Non riusciamo neanche più a fare la festa di compleanno lunedì, perché oggi ho avuto la febbre a 38,5 tutta la giornata. Ed è sabato oggi, è mezzanotte adesso. Quindi lunedì, onde evitare di organizzare il tutto e poi dopo sto ancora male, abbiamo pensato di spostare il compleanno, la festa un altro giorno. che faccia Leonardo, dai. Ecco, questa era la situazione in questa casa. Era più bravo quando era piccolo, perché forse prendeva lo sciroppo, adesso invece non sa ingoiare le pillole. E quindi guardate un po'. Momento antibiotico. Dai, per favore Leonardo, siamo da un quarto d'ora, 20 minuti a discutere. Prendi quell'antibiotico per cortesia. Leonardo, dai. Ragazzi, questo è una pillola di antibiotico, l'abbiamo divisa a metà della metà della metà. Leonardo, dovete sapere che ha un piccolo problema, non riesce ad ingoiare le pillole. Leonardo, allora, il discorso è la questo. La bocca identifica tutti i cibi esistenti al mondo tranne le pillole. Ho capito, infatti, ma tu ne hai... Quando cerco di ingoiare una pillola è come se cercassi di ingoiare l'aria, perché la... Leonardo, ma neanche sciolta la vuoi? Cioè, sciolta fa vomitare. Ho capito. E quindi come la vuoi questa pillola? Creato una supposta. Non ci sono le supposte di antibiotico. Createla! Dottori? Ecco, avete visto? Povero ragazzo. Mica come me che ingoio le cose per intero.
E lui non riesce, anche suo papà non riesce ad ingoiare le pillole. Come si fa a non ingoiare? Va bene. Comunque, adesso la festa l'abbiamo rimandata e la facciamo la settimana prossima, poi vi facciamo vedere tutto. E voi invece? Le sapete ingoiare le pillole? La prendete la medicina? Mi raccomando, prendetela quando siete malati, altrimenti poi dopo non guarite e dopo non potete andare a scuola e dopo poi non va bene. Mauro, tu le sai ingoiare le pillole? Bene ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Adesso Leo sta bene, è tornato a scuola. Ci vediamo al prossimo video, ciao! Leonardo.